Ehi la ciurma, io sono Mazzetest e ben ritrovati in questo episodio di Expedition Conquistador. Allora, sta durando di più del dovuto il tentativo di registrare questo episodio. E in più ho scoperto che probabilmente ci sono cioè, gli eventi sono scriptati in un modo strano. Perché io avevo già registrato questa prima parte, ho dovuto cancellare tutto. Avevo raccolto tutti i 50.000 tesori e 6 volte su 6 in cui mi accampavo prima notte. Con 50.000 tesori, con 90, più del 95% di, cioè di forza alla guardia, che più di quello non si può fare, per cui mettevo tutti là, ma più di 95 non saliva. Ogni singola notte di tutti quei tentativi mi hanno rubato i tesori. Tornato a quel salvataggio, tutte le volte, ho scoperto poi che quella notte in cui mi accampavo, sempre mi avrebbero rubato i tesori, anche se ne avevo 5, per esempio. Per cui ho fatto che ritornare a quel salvataggio, togliere tutti i tesori, me li sono fatti rubare, che me ne hanno rubati solo 100. Ah no, in realtà 1000 me ne hanno rubati. Però non ha, il grosso era nel deposito, per cui visto che rubano proporzionatamente a quanto hai, spero questo giro che effettivamente non mi rubino tutto. Allora, io adesso vado a recuperare di nuovo tutto, quindi metterò un attimo in pausa, sperando che sia l'ultima volta che devo fare tutto questo truschino. Perché li ho recuperati tutti, poi glielo ho rimessi. Perché in quel salvataggio di notte mi rubavano sempre. Probabilmente ci sono degli eventi che sono determinati non quando vai ad accamparti, ma al mattino. Cioè, e vengono ereditati tipo dall'accamparsi prima. Tipo questa cosa qua del furto dei gioielli. Cioè dei preziosi. E infatti 6 volte su 6 è capitato il furto. Anche se teoricamente dal guardia c'era il 5% che la guardia non tenesse. Per cui non ha senso tener conto quella percentuale. È un altro discorso che viene generato invece dal mattino. Per cui probabilmente il mattino ti dice ok, questa sera ti deruberanno, questa sera non ti deruberanno. E mi hanno appena derubato. Ho provato 2 volte con questo salvataggio. Dopo quel furto, dopo 3 notti, rubavano della corda. Non mi hanno rubato altri tesori. Non so se le hanno rubato della corda perché avevo tanta corda e pochi tesori. Perché già mi avevano rubato e avevo solo 500, come avete visto. Però spero che resti il discorso del no furti per 3 giorni. E speriamo che sia. Che cambi quello, insomma. Cioè, farò un safe scamming ancora più complicato. Non ricaricherò più al salvataggio precedente, ma a 2 salvataggi precedenti. Perché sembra che se salvo al mattino, ormai è già stabilito cosa succede. Faremo un salvataggio nuovo ogni mattino. E nel dire cavolate, praticamente abbiamo recuperato tutti i tesori. Ci va davvero un sacco di tempo a recuperare tutti i tesori. È uno slider che speravo fosse un pochettino più veloce, ma è davvero eterno, come potete vedere. Anche se ne prende 100 alla volta, per prendere 50.000 è una vita infinita. Ok. E ci proviamolo. Facciamo pascolare il cavallo sperando che questo non influenzi cosa succeda. Ah, e tra l'altro in qualsiasi punto ci accampavamo. Se ci accampavamo prima di Xalapa, dopo di Xalapa, la città sotto, la città sopra, qua fuori dalla fortezza, rubavano sempre i tesori la notte. Per cui adesso speriamo che lo script invece sia cambiato, che sia. Cioè, che la randomicità abbia già scelto che questa notte non ci verranno rubati i tesori. Se effettivamente sarà così, farò un salvataggio. E speriamo che vada bene, insomma. È molto, 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 molto più complicato di quanto pensassi fare save scamming con questo tipo di eventi. Ok, li lascio stare, questi qua continuano sempre a darmi fastidio. Basta! Avevo appena detto, continuano a darmi fastidio. Avrei dovuto quasi sterminarli giusto perché non mi continuino a dire cosa vuoi fare con loro. Allora, ci accampiamo qua. Allora, qua 6 volte su 6 ci hanno derubato. Pure con la configurazione qua, che come vedete è più del 95%, perché se tolgo lui non cambia. Allora, no, diamo. Non abbiamo trovato carne, scusatemi. Ah sì, facciamo un'unità di carne a tutti, no? Perché avevo dato 2 a qualcuno e avremo un sacco di carne ieri, ma invece adesso no. E proviamo. Ok.
Qua le difese da capoletto resistono, per cui era rotto proprio quel salvataggio dal mattino. Per cui allora, facciamo un altro salvataggio, lo chiamiamo Ciao 2. E speriamo che sia un salvataggio in cui alla sera non ci derubano. Cioè, perché adesso ha già prestabilito che cosa succederà questa sera. Ci vorranno almeno 3 o 4 giorni per arrivare là. Non sarà un problema per il cibo, perché dovrebbe bastare alla grande, anche se non cacciamo. Il problema è proprio solo l'evento del furto dei preziosi. Ci proviamo. Ok, difese resistono. Nuovo salvataggio. Allora, quindi Ciao 2 è pulito. Speriamo che lo sia anche Ciao 3. È un truschino questo per evitare dei save scamming. Probabilmente. Perché se tu togli il salvataggio precedente sei spacciato lo stesso, ugualmente. Questi ce l'hanno con noi? No. Via, lasciatevi stare. Tranquillo. Ok, allora speriamo in bene. Mancano ancora un paio di giornate di viaggio, probabilmente. Anche tre, forse. Ok, i tesori ce li abbiamo ancora, i tesori ce li abbiamo ancora. Ok, forse potremmo farcela anche in 2 giorni. Questo più quello successivo. Non ho salvato, non ho salvato. Spero che vada bene anche così. Agli dei del RNG. Questa funzione anti-save scamming mi ha davvero disturbato parecchio, effettivamente. Vediamo. Ok, le difese resistono. Cavolo, questo non ci voleva, e però dobbiamo salvare lo stesso perché comunque è scriptato in quel modo. Ma qua torniamo a Ciao 4. Ok, le difese resistono. E oggi dovremmo arrivare. Non ci credo. Mi sembrava impossibile farcela, ragazzi, sul serio. A Maria Teresa. A Maria Teresa è ormeggiata a un modesto molo costruito per le navi che trasportano persone e merci alla fortezza di Gutierrez. Un piccolo contingente di soldati spagnoli di Santo Domingo è stato posto di guardia. La nave è ancora in buone condizioni, puoi salpare quando vuoi, certo se desideri di tornare in Spagna senza aver ottenuto risultati significativi. Non ti aspettare un'accoglienza calorosa. Salpa e torna in Spagna. Vuoi davvero lasciare Messico e tornare in Spagna, ponendo termine alla tua spedizione? È giunto il momento. Una volta portata a termine la missione, giunse il tanto agognato momento di rientrare in patria. La traversata non serbò sorprese. Ognuno di noi ebbe il tempo di riflettere su quei giorni e su ciò che avrebbe potuto attenderci al nostro ritorno. Quando finalmente avvistammo la nostra spedizione, ci rendemmo conto del fatto che non eravamo più le stesse persone, salvate tempo addietro. Poco importava ciò che il futuro ci riservava, le nostre vite non sarebbero più state le stesse. Alla vista delle nostre sontuose offerte, il re esultò dimostrando grande eccitazione. Diede un sontuoso banchetto in nostro onore. Tutti gli ospiti rimasero impressionati dai nostri racconti sul nuovo mondo. Come ricompensa per le ricchezze portate da oltremare, ognuno di noi ottenne terre degne di un nobile e il titolo che avrebbe accompagnato i nostri nomi per sempre.
Grazie alla capacità di guida del nostro capitano, la spedizione rientrò in Spagna con più membri di quanti ne partirono. Tra la borghesia le nostre imprese correvano di bocca in bocca e furono in molti ad accorrere per unirsi a noi. Tuttavia noi membri originari di quella spedizione rimarremo sempre uniti da un vincolo speciale, poiché malgrado la fama raggiunta, sappiamo bene da dove veniamo. Era difficile comprendere la portata della nostra impresa, poiché rendemmo possibile la caduta del grandioso impero Azteca. Ci fu data notizia dell'assassinio di Montezuma e della nuova era di pace che la sua morte portava con sé. Tuttavia sapevamo che quella calma non sarebbe durata a lungo e che i nostri meriti non sarebbero mai stati riconosciuti in patria. Col tempo saremo altri a seguire i nostri passi. Solo Dio sa se stringeranno le stesse alleanze. Ma sia quel che sia, il popolo totonaco ci sarà eternamente grato. Un bel applauso per loro, se la meritano. Juan Ortega Pérez era un programmer. Bravi ragazzi. Bravi. Sono un po' commosso perché è durato lungo, ma ho fatto bene a tornarci. È stato bello, è stato impegnativo, ma questa cutscene finale mi ha davvero dato una bella emozione, ecco. E bello comunque che le scelte che abbiamo fatto sono state prese in considerazione. Avendo tempo sarebbe bello rifarselo tutto da capo per vedere altre possibilità, per sposarsi con le Amazzoni, per sposarsi con la donna del villaggio azteco, per salvare gli aztechi magari contro i totonachi. Per non prendere Ruiz in squadra. È stata una bella avventura, ragazzi. Io sono contento di averla passata con voi. Spero che qualcuno sia arrivato fino a questo episodio. Se no, me ne dispiaccio, ma è stato comunque bello per me condividerlo con voi. E sono felice quel giorno di essere ritornato su Expeditions Conquistador e di aver deciso di riprendere tutto in mano. Un po' complice il fatto che il tunnel carpale mi aveva impedito di fare altre tipologie di giochi. Expeditions Conquistador ha davvero saputo darmi molto. Grazie Logic Artists per la key. Chissà se in futuro non porteremo effettivamente Expeditions Viking, che ho già, ma che in realtà non ho mai avuto la possibilità di iniziare. E ci vediamo presto con nuovi contenuti. Vi ringrazio della visione, ragazzi. Vi invito a lasciare un mi piace, soprattutto oggi che andiamo a concludere la saga, un commento qui sotto e iscrivervi al mio canale Telegram per restare aggiornati su live, video e tutto, oltre che l'iscrizione al canale. Comunque vi auguro una buona giornata e vi ringrazio ancora per essere arrivati fin qua. Ciao a tutti.